Ragazzuoli cari, benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Non voglio assolutamente che mi odiate. Ho già portato un Gogeta, ne sono consapevole. Però volevo portare anche questo Gogeta qui, che è di Dragon Ball Heroes appunto, però anche mezzo inwotiffato, diciamo così, perché si trasforma nel Super Saiyan di quinto livello. Posa custom, ragazzi, veramente molto bella. Se non erro questa è una posa di Ori, ma comunque, che personaggio figo. Vi annuncio che domani ci sarà il trailer di Dragon Ball Prime Z. Le mod, almeno quelle dei primi 4 episodi, finalmente sono completate, quindi domani trailer e ragazzi tenetevi pronti perché questa serie sarà molto carina, anche se un po' diversamente, però ripercorrerà le stesse cose di Dragon Ball Z, però vedrete tantissimi cambiamenti. Qui sopra questo Bardock, che tra l'altro andiamo a portare oggi, vedrete un altro personaggio, cioè c'è un altro personaggio, però non c'è il portrait proprio per non spoilerare. Comunque, questo è un pack di Bardock che secondo me è veramente figo. Vabbè, Summer, ragazzi, non credo che lo andremo a vedere. Poi se lo volete vedere, bene. Tanti mi hanno detto, quando prendi il personaggio, scegli anche l'altro e poi in modalità foto lo switchi, raga. Però a me piace prendere, come dire, avversari che hanno fatto la storia. Ad esempio qua vado a prendere Omega Sharon, cavolo. Andiamo al torneo Tenkaichi. Anzi no, vedete, anche ad esempio vado per forza a West City, perché comunque sia ripercorrere anche questa la storia di Dragon Ball GT. Ok, personaggi un pelino diversi, anche se comunque sono quelli, però ci sta, dai. A proposito, avete visto anche che ho iniziato a portare My Hero Academia? Vi ringrazio tantissimo. E ho deciso di fare anche le storie dei personaggi, però prendendo parte 1, che era quella di prima, adesso faremo anche la parte 2, non so, di Shigaraki Tomura. Comunque, iniziamo. Andiamo a vedere il moveset di questo Gogeta Super Saiyan 4. Raga, ce n'ha tantissimi assieme. Bellissimo! Mi è piaciuto un tot. Riproviamolo. Ok, qua abbiamo un po' di Veget. Gogeta Super Saiyan Blue. Calci di Goku. E bam, pugnazzo del drago. Se non erro c'è anche qualcosa di Vegeta, eh. Sì, c'è anche qualcosina di Vegeta. Alcuni calci sono di Vegeta, ragazzi. Combo pesanti, invece, vediamo i pugni di Goku Ultra Istinto. I calciazzi di Veget. Beh, tanta roba, dai. Sto moveset è fighissimo. Proviamo qualche combinazione. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Adesso proviamo proprio l'ultima. Ok. Ok. Bello, bello. Mi piace, mi piace. È tutto mischiato. Anche i pugnazzi di Goku Ultra Istinto. C'è anche Veget Blue come Gogeta. La presa è quella di Goku Ultra Istinto. Figo. Veramente tanta roba. E adesso andiamo a utilizzare le mosse. Non c'è quella con il cerchio, non capisco perché. Però abbiamo il colpo immagine residua. Ci sta comunque, sei Gogeta. Poi abbiamo la Big Bang Kamehameha. Boom. Mamma quanta. Quanto cavolo leva la Big Bang, mamma mia, veramente assurda. Poi lo schianto del meteorite. Ci sta, beh, classica mossa che fanno un po' tutti i personaggi di Xenoverse. Abbiamo la guardia evanescente, mossa evasiva di Gogeta, la super Kamehameha. Questa non ho provato ad assorbirla, però comunque l'ha tirata. Voglio riprovare? Ah no, ok. Perché pensando che fosse Gogeta magari. Però raga, non capisco perché non c'è la trasformazione. Che cacchio succede a ste mod? La Big Bang Kamehameha ce l'ha? Eh sì. Boh. Probabilmente può essere anche che non c'è, a me non mi sei installata, ma non credo. Non credo che ci fosse proprio il modo per installarla. Andiamo a vedere un attimo l'altro Gogeta, perché mo sono curioso. Qua ci sta anche Unknown Skill. No, non c'è proprio la trasformazione. E mo voglio vedere quell'Unknown Skill, che cavolo è. Ok. E contro prendiamoci di nuovo Omega Sharon. Raga, non giocate a Xenoverse come gioco io, perché questo va a essere... è essere fanatici, ecco. Mo' adesso che ho sbagliato la mappa, mi sto sentendo in colpa con me stesso. Non giocate come gioco io, veramente, perché vi dovete mettere lì, posizionare i personaggini, lasciate stare. Eccoci qui. Gogeta Super Saiyan di quinto livello. Quello di prima non abbiamo visto il modello, ma comunque sia, i capelli erano uguali. Quindi non credo ci sia tanto da vedere. 1, 2, 3. Proviamo anche questa de combo. Ah, no! Allora prima non l'abbiamo vista, quella delle 5 volte quadrato. Ok. Ah, è questa quella delle 5 volte quadrato e poi tutta triangolo, a posto. La presa, scommetto, sarà sempre quella, sì. Qua addirittura sparisce la Super Kamehameha perché c'è una mossa, ma cacchio, io non capisco, regà. Non mi installa più le mosse. Mo se non va quella del Bardock, significa che il problema è mio. Perché da quello che ho visto dal video di Bardock, perché sì, mi sono visto un video, vi spoilerò già che c'ha una mossa di Dragon Ball Legends, molto carina. Vi spoilerò già che, cavolo,
la funziona ed è veramente figa. Adesso andiamo a vedere l'ultima cosa, che è il modello, raga. Il modello, beh, già la posa, a me ste pose così col braccio alzato fanno morire. Il sorrisetto, guardatelo, fierissimo. A me sto Gogeta onestamente piace, raga. Di brutto e piace proprio. E piace proprio. Mamma mia, lo metto in copertina così come sta. Non me ne frega se non è bella, se non acchiappa visual. Mi piace. È una cosa proprio che mi piace. Guardate quanto è fiero. Tanto parlo così. In fase di montaggio riesco un attimo a scrinnarlo e metterlo in copertina. Molti poi mi chiedono come si fa uno showcase. Raga, non ci vuole veramente niente a fare uno showcase. Proviamo questo, va, che è quello canonico di Bardock. Che poi, ragazzi, vi giuro, non ci vuole niente a fare uno showcase. Oh, bello, Freezer dorato, poi andiamo nello spazio. Cioè, veramente, raga, è facile. Semplicemente vi dovete imparare le mosse di chi so, di chi non so. Non ci vuole niente. A me semplicemente piace farli per condividere le mod con voi. Ma io non so uno che va a vedere, insomma, se il video è difficile o facile. Video difficili ne ho fatti tantissimi sul canale. Quelli delle curiosità, vi giuro, sono un'ammazzata. Ok, qua il moveset è The Bardock. Eh beh, ma già me l'ho aspettata la posa, anche se... cioè, ci sta comunque. Il modello è figo. Mamma mia. Anche i capelli comunque, se vedete, non sono quelli di Goku Blue, che di solito chiappano e mettono quelli di Goku Blue, ma... andiamo a vedere prima il modello, va, adesso così come sta. Tanta roba sto Bardock Blue Evolution, raga. A me piace un tot. Veramente figo. Adesso però proviamo l'unica cosa che mi manca, ovvero la presa. Un po' bagatina, ma ci può stare. E le mosse, abbiamo lo schianto del meteorite, come ho già detto prima, ce l'ha chiunque. Lo schianto del tiranno, la lancia del tiranno, scusate, ho invertito le mosse. Mazza distruttrice e la carica massima, che non ha aura, giustamente. Vedete, qui c'è la mossa, abbiamo Spirito Saiyan, che è la classica, l'andiamo a fare giusto per correttezza, magari cambia qualcosa, non essendo stata tradotta. E poi abbiamo l'onda esplosiva, e ok. Infine, Revenge Assault. Bam! Raga, quando vi ho detto che è quella dei Legends, perché non ve sto a prendere per culo? Cioè, capite quanto è bella sta animazione? Mamma, tanta roba, tanta roba. Non vedo l'ora che esce il nuovo DLC solamente per colorare le skill e metterle sui personaggi. Comunque, andiamo di Revenge Assault un'altra volta, voglio rivederla. Troppo bella. È uguale, eh? Uguale! Bam! E quanti danni fa pure? Tanta roba, veramente. Intanto in copertina vedrete anche questo. Facciamo così. Io così faccio le copertine. Divido a metà, poi metto il logo Xenoverse, giustamente. Non c'è altro modo. E poi, comunque, usciamo dalla modalità foto e spara sta onda. Adesso voglio provare l'altro costume, a patto che non ci sia qualcosa di cambiato. No, alla fine è la stessa cosa. Allora, sapete che vi dico, regà? Andiamo a giocarcela direttamente così. Uno contro uno. Io ho preferito Bardock, ve lo dico onestissimo, ho preferito Bardock. Tra l'altro, ragazzi, altra cosa, tempo fa vi dissi, vi devo annunciare una collaborazione, vi spoilerò già che sarà qualcosa riguardo magliette a tema Dragon Ball, non ci sarà mio logo, ma veramente personaggi di tutti i tipi di anime, non solo Dragon Ball, videogiochi, ma anche action figure, che magari vi possono interessare a prezzi stracciati. E niente, sto praticamente stringendo la collaborazione con questo sito in modo di, non so, magari rendervi facile anche l'acquisto di queste cose che tanti di voi so che collezionano, tanti vogliono vedere anche le mie di action figure. Purtroppo non ho una telecamera adeguata a mostrarvele perché veramente, ragazzi, è pessima la mia telecamera. Quella che ho, diciamo, non la webcam, proprio la telecamera è pessima. Me la dovrò comprare per farvelo vedere. Andiamo al torneo di notte, va. Perché mi piacerebbe mostrarvi le mie action figure, tutti i miei Funko Pop, anche tutta la collezione Dragon Ball GT, quella col piedistallo bianco sotto, regà. Fatemi sapere nei commenti chi ce l'ha avuta, perché sono troppo curioso. Anche se ci avete avuto un personaggio, bellissima quella action figure. Quella serie, veramente. Che si prendevano in edicola coi fascicoli. Tanta roba, veramente. C'era un bel merchandise una volta. Adesso fanno cazzatine tipo onde energetiche, quelle lancianti. Cioè, quelle che puoi lanciare, che fanno schifo, veramente. Robacce di plastica che non fanno neanche 20 centimetri. Però, niente, vabbè, ma so che è roba per bambini. Però, cacchio, fate qualche action figure figa che se può andare a prendere anche in negozio. Normale, non per forza in fumetteria. E niente, dicevo, sto sito è abbastanza gentile. Mi sono messo d'accordo con la ragazza che lo gestisce. A breve, probabilmente in un prossimo showcase, potrò farvi vedere come acquistare e soprattutto il fatto che sia una cosa molto sicura. Con questo Gogeta fa troppi danni, raga. Ma ha spaccato in 78 parti diverse, dai, ma che è? Oh, attenzione, attenzione. Vai Bardock, bam! Niente,
L'hai evitata? Non ci posso credere. Non è che l'hai evitata, non l'ho proprio preso. Sì, dai! Con una spinta mi ha tolto tutta la vita. Raga, quant'è che non vinco in uno showcase? Dai, non è possibile. Non so se lo scorso ho vinto, però mi ha aperto come un mandarino, non so. Niente ragazzi, queste erano le due mods. Mi raccomando, domani non perdete il trailer di Dragon Ball Prime Z, ma mercoledì sarò anche presente all'interno del canale di Godex come doppiatore. Vediamo se mi sgamate, perché l'animazione secondo me ci sta di brutto. Volevo dire solo una cosa per quelli dicono che non sono divertenti: sono fatte apposta per essere no sense, non divertenti e cringissime. Semplicemente, raga, ci vuole un po' di tempo anche per farle molto meglio. Niente ragazzi, detto questo, spero che il video vi possa essere piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Noi, come al solito, ci vediamo ad un prossimo video. Plus Ultra!